È risaputo che ci si accorge dell'importanza delle cose che abbiamo solo quando queste vengono a mancare. Allo stesso modo, ci si accorge dell'utilità delle cose che ci mancano solo nel momento in cui se ne ha bisogno. Infatti, quella notte, Tahir comprese l'utilità degli orologi. Non avendone uno, per paura di fare tardi, si recò al mercato della frutta in piena notte, con 2 ore di anticipo, e per tutto il tempo dell'attesa se ne rimase lì, al buio, con la mente che oscillava fra la convinzione che da un momento all'altro il mercato avrebbe iniziato a mettersi in moto e il dubbio terrificante di aver completamente sbagliato posto. Il dubbio aveva ormai scacciato ogni frammento residuo di convinzione quando arrivarono i primi camioncini, si accesero le luci e il mercato iniziò a prendere vita. Tahir scaricò e caricò una moltitudine di cassette con tutto lo zelo e l'efficienza che il suo giovane corpo gli permetteva, e quando fece ritorno a casa non si sentiva più le braccia né le dita, fiaccate e anestetizzate da quei pesi continui, ma era felice del lavoro che Gennaro gli aveva trovato, anche se per disposizione di quest'ultimo l'uomo per cui aveva lavorato gli aveva dato solo 5 euro. Il resto della sua paga, 10 euro, sarebbero andate a Gennaro, in parte per ripianare il debito, in parte per provvigione, per avergli trovato un lavoro. Tahir sperò che Gennaro lo avrebbe lasciato lavorare anche dopo aver pagato il debito. Il suo pensiero accarezzò la prospettiva di imparare il mestiere di pasticcere e sognò ad occhi aperti di preparare degli ottimi dolci per Kobe, Nina e Raja. Una ventata d'entusiasmo lo teneva bene in forze, nonostante la stanchezza, nonostante la prospettiva della lunga camminata e degli 8 piani di scale che lo separavano dal suo materasso. Per il momento era Kobe ad aver cucinato per lui. Riso bollito, buono, economico e facile da preparare. Sul fornetto da campo che era appartenuto al loro nonno acquisito e a cui avevano dovuto cambiare la bombola giusto una settimana prima. Se è vero che i soldi sono la libertà, ogni cosa cerca di togliertela quella libertà. Perché tutto costa soldi e tanti. Tutto il mondo ruota intorno a questo dare e prendere soldi. E tanti saluti a chi non ha un quattrino. Per come la vedeva lui, la povertà attendeva chiunque a braccia aperte, con un ghigno di strega in volto, come un abisso con denti e braccia da cui non potevi mai allontanarti più di tanto. I 2 fratelli si erano piazzati a tavola, pronti a mangiare il loro riso freddo e scondito, quando Raja bussò alla porta. La donna, trafelata e discinta nei suoi abiti da lavoro, disse che il preside della scuola l'aveva chiamata al cellulare perché c'erano problemi con l'iscrizione di Kobe e dovevano recarsi da lui al più presto. I 2 fratelli si scambiarono uno sguardo appannato di preoccupazione. Raja cercò di incoraggiarli, poggiò le mani sulle loro spalle e disse che non dovevano preoccuparsi, perché in qualche modo avrebbero sistemato tutto. Lei sapeva come fare per mettere a posto certe cose. La manona del compagno di lei si posò sulle sue spalle, senza nemmeno un briciolo di delicatezza. Al contrario, fu quasi una botta trattenuta all'ultimo. Raja, quante volte ti ho detto di non lasciare clienti a metà? Vuoi rovinare la tua reputazione? La rimproverò. Finisco col cliente e poi andiamo, disse Raja. Ci metto meno di un minuto, sottolineò con una nota di sarcasmo nella voce. Il preside era un uomo canuto, con una barba ben curata da filosofo, occhiali da lettura sulla punta del naso, una classica giacca da insegnante, con le toppe sui gomiti.
gentile e calmo nel parlare. Ma forse questo era solo un atteggiamento professionale. Nel corso della sua vita, Raja aveva scoperto con sorpresa come il più delle volte fossero le persone all'apparenza più gentili e disponibili a porre alla tua vita i rifiuti più fermi, i problemi più invalicabili e le conseguenze più dure. Il tutto sempre con glaciale cortesia e grande comprensione umana. Tenendo le mani pacificamente conserte l'una sull'altra sul pianale della scrivania, il preside spiegò a Raja e Kobe il motivo per cui aveva dovuto convocarli. Dopo aver controllato nel database dell'anagrafe, Raja era risultata in regola con il permesso di soggiorno, ma attualmente, oltre a risultare disoccupata, risultava ancora residente in una città del sud Italia e soprattutto non risultava avere figli. Come asseriva invece la documentazione da loro consegnata. C'era un errore? Stavolta Raja indossava una provocante camicetta nera, sbottonata sul seno. Guardò le mani dell'uomo davanti a loro. Indossava la fede. Per la sua esperienza, questo a volte rendeva le cose più difficili, ma altre volte le rendeva più facili. Kobe, lasciaci soli un attimo. La mamma e il signore devono parlare, disse Raja, e si slacciò un altro bottone della camicetta, allargandone i lembi di stoffa, per offrire allo stupore del preside la panoramica invitante del solco fra i suoi seni. Sul suo viso era affiorato un dolce, triste sorriso di disarmata disponibilità che tanto piaceva agli uomini. Il sorriso di una donna disposta a lasciarsi fare tutto, come quelle che vedevano nei video su internet e che rarissimamente trovavano nella realtà senza pagare. Kobe non sapeva cosa fare. L'agitazione che saliva dentro di lui era come una marea sotto cui avrebbe potuto affogare. Sapeva che Raja faceva quelle cose con tanti, tantissimi uomini e quello che avevano davanti era solo un uomo in più. Eppure non voleva che lo facesse per causa sua. Nemmeno una volta, nemmeno un minuto per causa sua. Prima di uscire di casa, Tahir gli aveva detto di ricordare i consigli di Gennaro. Così Kobe mise in atto il piano di riserva che avevano concordato e di cui il napoletano gli aveva fatto ripetere più e più volte le prove. Al giorno d'oggi la gente si spaventa con niente e non ha nessuna fiducia nelle istituzioni, aveva detto Gennaro. Sarà un gioco da ragazzi. Il preside non fece in tempo ad asciugarsi il sudore della fronte con una mano e chiedere alla prosperosa signora davanti a sé di riabbottonarsi per l'amor del cielo, che Kobe ispirò a fondo e intervenne. Sapete che facciamo? Ora facciamo finta che tutto questo non è mai successo, intesi? Disse, con la voce più profonda che un bambino della sua età potesse fare. Tu fai quell'iscrizione e siamo tutti contenti. Se no, sai cosa mi tocca fare? Si fermò un attimo. Le sopracciglia corrucciate, nello sforzo di ricordare bene cos'altro doveva dire. Se no, mi tocca chiamare alcuni amici di mio papà. E allora le cose possono anche finire male. Perché vedi, mio padre è un boss della mafia nigeriana. Al preside sembrò un tantino strano che il figlio di un boss della mafia nigeriana parlasse con un accento napoletano maccheronico. Ma non ci trovò nulla da obiettare. Chi ci capiva niente con tutte quelle nuove mafie? Forse un ramo della camorra si era sposato con la mafia nigeriana. Vi siete spiegato perfettamente, balbettò ossequioso. Sistemo tutto subito. Non vi preoccupate di nulla. Meglio così, disse Kobe. Con una smorfia imbronciata sul viso, la bocca un po' storta e la mandibola indietro, esattamente come Gennaro gli aveva mostrato.
In ultimo, le minacce funzionano quasi sempre. Così Kobe sarebbe veramente andato a scuola, in una classe di bambini con un anno meno di lui e con una maestra di sostegno. Kobe e Raja uscirono dall'ufficio del preside e poi dalla scuola, mano nella mano, come se fossero davvero madre e figlio. Fuori il tempo era bello, il sole era tiepido e si sentivano immersi in un'atmosfera di festa. Prima di rientrare acquistarono della pizza e si fermarono a mangiarla insieme, seduti su una panchina di legno in un giardinetto pubblico. «Sei mai andato sull'altalena?» domandò Raja, e Kobe le fece cenno di no. Così Raja lo condusse all'altalena, lo fece sedere su di essa, gli disse di tenersi forte alle corde e cominciò a spingerlo per farlo dondolare, così come fanno le mamme vere con i loro bambini, per farli divertire e sentirli ridere, come Kobe rideva ora. Una risata di bambino, pura e senza ombre. La vita avrebbe potuto essere davvero bella. Kobe si recò al suo primo giorno di scuola con il cuore che gli martellava nel petto per la grande paura. Gli chiesero se sua madre lo aveva accompagnato e lui mentì dicendo che lo aveva accompagnato fino al cancello, ma che era dovuto andare via subito perché aveva tante cose da fare. Avrebbe ripetuto questa menzogna anche nei giorni a venire, finché non avrebbero smesso di chiedere. Il preside lo salutò con una certa ossequiosa preoccupazione. Non capitava mica spesso di avere il figlio di un capo mafia nigeriano tra gli alunni della propria scuola. Si sventolò con una mano, perché si sentiva mancare l'aria. Quindi gli presentò la sua insegnante di sostegno, una giovane signora con i capelli castani, grandi occhiali dalla montatura dorata, un abito a fiori e un sorriso gentile. A sua volta l'insegnante lo presentò alla classe, nel frattempo che accadevano tutte quelle cose. Il cuore di Kobe continuava ancora forte a rimbombare nel suo petto. Soprattutto quando si trovò di fronte a quel gran numero di bambini. Per rompere il ghiaccio, quel primo giorno la maestra gli chiese di disegnare la sua famiglia. Così Kobe impugnò la matita, stringendola con tutte e cinque le dita, e tornò a casa con un disegno su un foglio a quadretti e lo regalò a Raja per ringraziarla. Nel disegno erano rappresentati lui, Tahir e appunto Raja. Con grande sfoggio di faccia tosta, il compagno di lei si lamentò di non essere stato inserito anche lui nel disegno. Poi se ne tornò borbottando a farsi una bella dormita. Quel pomeriggio Kobe fece un altro disegno che posizionò sul mobile sbilenco, a fianco alla cornice con la foto del nonno insieme alla sua vera famiglia. Affinché rimanesse dritto, appoggiò il disegno contro una strana statuina di una rana sorridente che se ne stava lì in piedi come le persone e stringeva un ombrello aperto sopra la testa. Al nonno era sempre piaciuta quella rana e diceva che un po' gli somigliava, forse perché entrambi avevano la bocca larga. Ma l'atto pratico era solo uno dei tanti pezzi che erano troppo brutti per essere venduti e non valeva nemmeno la pena di portarseli appresso, tanto erano basse le speranze che qualcuno li comprasse. E forse anche in questo somigliava al nonno. Il disegno che Kobe aveva fatto, dai tratti infantili sbilenchi e tremolanti, rappresentava i loro genitori. «Non ti preoccupare, imparerai presto a leggere e a scrivere», gli aveva detto la maestra. E lui le aveva creduto e le aveva sorriso.
Il tempo di un anno corse via come sabbia tra le dita. Quello di Kobe corse via a scuola, cercando di imparare a leggere e a scrivere, cercando di sentirsi come tutti gli altri bambini. Quello di Tahir volò via scaricando e caricando cassette di frutta, rubando rose al cimitero per venderle agli innamorati, vendendo per terra oggetti etnici e bigiotteria nei mercati, nei giorni festivi di passeggio sul lungomare e di nuovo in spiaggia durante l'estate. Quello di Nina volò via chiedendo l'elemosina in strada e sopportando la madre uscendo la sera, a volte con Tahir, a volte con altri ragazzi, truccandosi e agghindandosi e uscendo profumata nonostante il tanfo di urina e muffa del gabinetto abbandonato che le faceva da camerino. Il tempo di Popovic volò via suonando il violino, bevendo vodka e vendendo i propri libri ai mercatini dell'usato. Quello di Raja, appagando flotte di clienti arrapati e cucinando dolci per Kobe e Tahir, così da avere una scusa per andarli a trovare e diventando anche una brava cuoca nel ripetersi dei tentativi. Quello del suo compagno di tempo trascorse per metà con Raja tra le mani e l'altra metà mangiando e dormendo. I soldi invece volarono via quasi tutti pagando gli strozzini a cui doveva il denaro con cui aveva riscattato Raja. Quello di Said di tempo volò via alternandosi fra i lavori di pulizia e i mercati, dove si dimenava, per lo più invano, fra nuove mercanzie e tecniche di vendita, cercando, troppo macchinosamente per riuscirci, di diventare un venditore ambulante di successo. Giocando la sera con i figlioli che crescevano a vista d'occhio e provando grande malinconia per questo scorrere implacabile del tempo. L'amicizia fra Tahir e Nina aveva toccato il suo apice e per un periodo erano stati davvero inseparabili. Ma nonostante i presupposti, non era mai diventata qualcosa di più. Era come se avessero perso quell'istante in cui le cose diventano magiche e bisogna affrettarsi a posare le labbra su quelle della persona che si ama e baciarla. E una volta perso questo momento, fossero poi rimasti ad attenderne invano il ritorno. In seguito la loro amicizia aveva iniziato a raffreddarsi nell'apatia di serate ripetitive e lunghi pomeriggi in balia della noia. Eppure questo non aveva mandato in frantumi il loro legame, tutt'altro. Neppure le uscite di Nina con altri ragazzi li avevano separati, perché, nonostante tutto, Tahir era l'unico di cui continuava a cercare la presenza. L'unico con cui Nina si sentisse di condividere i propri silenzi e malumori. L'unica persona al mondo da cui si sentiva amata. Il resto erano solo vacui, temporanei rapporti di convenienza che si esaurivano col conoscersi invece che rafforzarsi in esso. Nonostante se lo fossero riproposto numerose volte, non erano più andati nel loro posto magico lungo il fiume, ma passavano molto tempo a guardare il mare, seduti sulla sabbia nei mesi in cui la spiaggia non era presidio dei turisti con ombrelloni, racchettoni, pedalò e quant'altro. Nina sentiva che la sua anima era come quella spiaggia. Attraversava euforici periodi di festa, ma poi rimaneva vuota, sporca e desolata. I ragazzi con cui aveva vissuto quelle brevi feste se n'erano tornati da dove erano venuti e lei era rimasta sola e Tahir era l'unico che volesse starle a fianco in quella desolazione, senza chiedere nulla in cambio se non la sua presenza. Non c'era bisogno di toccarsi né di baciarsi o infilarsi le mani nei pantaloni o sotto la gonna.
o spogliarsi o essere divertenti o fuori di testa, né fumare erba con lui. Ma spesso Nina voleva fare tutte queste cose. Ne sentiva forte il bisogno. Era come se senza di esse non vivesse realmente appieno la sua vita. Si alzò in piedi e si sfilò gli abiti, lasciandoli cadere sulla sabbia, rimanendo in mutandina e canottiera. «Che aspetti?» disse a Tahir. «Toglili anche tu». Il ragazzo obbedì, rimanendo in mutande. Nina fece qualche passo nell'acqua, rabbrividendo per il freddo. «Vieni, che aspetti?» lo esortò. Tahir non rispondeva. «Che c'è, hai paura del freddo?» gli disse Nina. Tahir la guardava con un'espressione corrugata. «Non mi piace il mare», confessò con voce titubante. «Ogni volta che lo guardo penso ai miei genitori che sono là sotto». «Allora perché mi dici sempre di sì quando ti dico di venire in spiaggia a guardare il mare?» rispose Nina. Commuovendosi nel rendersi conto che Tahir lo aveva fatto solo per accontentarla. In qualche modo però provò anche invidia verso di lui. Doveva essere bello amare i propri genitori. Sì, doveva essere bello. Lei invece avrebbe riso di felicità, sapendo i propri in fondo al mare o sottoterra. Si sarebbe letteralmente scompisciata dalle risate. «I tuoi genitori non sono là sotto, scemo!» esclamò. «Sono in paradiso, non lo sai? I poveri vanno sempre in paradiso e lì si sta bene per sempre. La cosa migliore sarebbe affogarci anche noi». Sul suo bel viso, sui suoi bei occhi verdi, c'era come un'ombra di follia, di disperazione. Nina si gettò sotto l'acqua e i secondi iniziarono a trascorrere senza che riaffiorasse. Ognuno di quei secondi sembrava lungo un'eternità a Tahir, il quale si inoltrò fino alla pancia nell'acqua gelida, chiamando Nina a squarciagola. «Nina! Nina!» La ragazza riemerse alle sue spalle, spaventandolo e abbracciandolo tutta bagnata. Tahir si voltò e si guardarono viso a viso. «Che faccia hai fatto?» rise Nina, fissandolo dritto negli occhi. Tahir aveva ancora un'espressione spaventata. Nina si posò tremante tra le sue braccia. «Scaldami, è così freddo», gli disse. Impacciato, Tahir la circondò tra le sue braccia. Uscirono dall'acqua e si distesero sulla sabbia, tenendosi stretti. Nina socchiuse gli occhi e protese il viso verso quello di Tahir e dischiuse le labbra, cercando la sua bocca, per poi ritrarsi subito dopo aver lasciato su di essa un bacio tenue e delicato. Nina poggiò la guancia sul suo petto e con enorme tristezza disse: «Non chiedermi di più, per favore. Sarò io a farlo quando sarò pronta». Gli abusi che aveva subito erano sempre con lei, lì con lei, come un'orda di fantasmi che spingeva e spingeva, cercando di scardinare la sua mente e costringerla a fare qualcosa. Qualcosa a cui non aveva nemmeno il coraggio di pensare. Ai ragazzi con cui era stata, quella sua richiesta non era stata sufficiente a giustificare una lunga attesa. Così Nina aveva ceduto a fare ciò che essi volevano, fingendo che le piacesse, cercando di farselo piacere, perché sentiva che era così che doveva essere. Lottando contro i ricordi che riaffioravano in immagini nitide nella sua mente, come nei film che di tanto in tanto aveva visto al cinema con Tahir, lampi di ricordi che si sostituivano a ciò che aveva effettivamente davanti agli occhi. Ciò che suo padre le aveva fatto l'aveva marchiata nel profondo della mente.
Chissà quanto sarebbe riuscito a resistere Tahir, rispettando la sua richiesta. Magari con una sbronza come scusa per non trattenersi, avrebbe allungato le mani quella sera stessa. Era così che facevano i maschi, tutti i maschi, prima o poi. Nina chiese a Tahir di passarle la borsetta. Da essa Nina prese delle cartine, del tabacco e un piccolo tocco di fumo, avvolto nella carta stagnola. Preparò una canna con rapida maestria e dopo averla accesa e averne fatte due tirate, la passò a Tahir, che superato un istante di titubanza non si sottrasse. Alla prima goffa tirata, Tahir fece una faccia buffa da rospo e scoppiò a tossire come se stesse per sputare i polmoni. E Nina rise. Quella sera Tahir non si ubriacò per avere una scusa e allungare le mani su di lei. Non lo fece mai, nemmeno quando si ubriacarono effettivamente. Rispettò la sua richiesta e continuò ad attendere con silenziosa devozione che Nina si innamorasse di lui, convinto che dovesse succedere.